Bentornati sul mio canale, amici di YouTube, e buon pomeriggio! Nel video precedente vi ho parlato della famiglia Florio, della loro scalata sociale e del modo in cui sono riusciti a proiettare la Sicilia nel vasto panorama mondiale. Oggi invece, come avevo accennato, vi parlerò in maniera più approfondita di Franca Florio, la donna più famosa di questa famiglia, pur non facendone parte per nascita. Un'icona di stile e bellezza, considerata fra le figure più emblematiche della Belle Époque siciliana. Francesca Iacona della Motta di San Giuliano, conosciuta più semplicemente come Franca, nacque a Palermo il 27 dicembre del 1873. Apparteneva a una famiglia dell'alta aristocrazia siciliana che non era particolarmente ricca. Suo padre era Pietro Iacona della Motta, barone di San Giuliano, e sua madre era Costanza Notarbartolo di Villarossa. Grazie alla madre, inoltre, poteva vantare la discendenza da altri casati importanti. Ed è per questo motivo che, nonostante non fosse ricca, Franca era vista di buon occhio dall'alta borghesia siciliana che era in cerca di matrimoni convenienti. Il pretendente perfetto era l'imprenditore Ignazio Florio Junior, che pur non essendo un aristocratico, era l'erede della grande fortuna della famiglia Florio, che deteneva il maggior potere economico della Sicilia. L'impero aziendale di cui era a capo poteva vantare una numerosa flotta di navi, l'importante industria del tonno, le prestigiose cantine Florio per il commercio del vino di Marsala e molti altri successi internazionali. Era quindi un buon partito. L'unica nota negativa stava nella sua reputazione da donnaiolo, che all'inizio spinse i genitori di Franca ad opporsi alla loro unione. Alla fine però dovettero acconsentire e l'11 febbraio del 1893, a 19 anni, Franca lo sposò, diventando a pieno titolo un membro di casa Florio. Durante il viaggio di nozze a Parigi, Ignazio regalò a Franca vari abiti costosi e da Aubigant, il profumiere dello zar di Russia e della regina Vittoria, fece fare per lei una fragranza speciale. Inoltre le comprò una splendida collana di Cartier a 13 fili. I due ebbero 5 figli: Giovanna, Ignazio, che era l'erede maschio, Igea, Giacobina e Giulia. Non passò molto tempo prima che Franca diventasse la donna più ammirata di Palermo. Dai siciliani fu chiamata Donna Franca. Non era ufficialmente una regina, ma da alcuni veniva considerata una regina senza corona, la regina di Palermo. Trasformò la città infatti in una delle capitali europee. Tutta la Sicilia, sulla scia della famiglia Florio, fu un punto di convergenza internazionale, un luogo d'incontro per gente d'élite. Era amata quasi quanto la vera regina d'Italia, Margherita di Savoia, se non di più da alcuni. Di Margherita vi ho già parlato in un altro video che vi invito a recuperare se non l'avete ancora visto. Tutti stimavano Donna Franca, io ovunque andasse non passava mai inosservata. Aveva occhi verdi, carnagione ambrata, capelli scuri, vita sottile ed era alta 1,73 m. Ma la bellezza non era la sua unica qualità. Era saggia, di buon cuore, intelligente, acculturata, carismatica e sembra avesse una particolare naturalezza nelle conversazioni. Era addirittura in grado di parlare ben 4 lingue. Attirava sempre gli sguardi degli uomini, che erano parecchio affascinati da lei. Ma Donna Franca onorò sempre il suo matrimonio, pur consapevole del fatto che Ignazio invece la tradisse ripetute volte. E pare anche che non gli abbia mai fatto scenate di gelosia in pubblico, evitando di alimentare chiacchiere sul loro conto. Il suo motto era «I panni sporchi si lavano in famiglia». Ma lui sapeva sempre come farsi perdonare. Aveva l'abitudine di regalare alla moglie parecchi gioielli. Ad ogni amante arrivava un regalo. E a quanto pare anche per ogni figlio. Non a caso Franca è ricordata anche per i suoi gioielli e le sue perle, rigorosamente di Cartier. Ed erano talmente famose che Maria Orsini Natale le citò nel libro Francesca e Annunziata, da cui venne fatto anche un film, parlando della sua come la seconda collezione più bella d'Italia, preceduta solo da quella della regina Margherita. Fu una vera e propria animatrice della Belle Époque siciliana. Ospitò spesso famiglie illustri dell'epoca per pranzi e cene. I suoi salotti erano frequentati da scrittori, musicisti e poeti. Ad esempio era amica dello scrittore Gabriele D'Annunzio, che la definì una donna unica, una creatura il cui ogni movimento possiede un ritmo divino. Fu proprio grazie a lui che Franca scelse di non indossare più orecchini, dopo che le fece notare come qualsiasi gioiello pendente dalle sue orecchie avrebbe alterato i lineamenti del suo viso, dove si concentrava gran parte della sua bellezza.
e lei infatti fece trasformare molti dei suoi orecchini in ciondoli o anelli. Ebbe contatti anche con Montesquieu e Oscar Wilde e ospitò importanti sovrani, come il re del Regno Unito, Edoardo VII, con sua moglie, Alessandra di Danimarca, e suo figlio, Giorgio V. Conobbe anche il Kaiser Guglielmo II, che la soprannominò Stella d'Italia. Ospitò anche l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, personaggio che ricordiamo poiché la sua morte, avvenuta a Sarajevo nel 1914, causò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Donna Franca era una vera icona in Sicilia, tanto che quando si voleva sminuire una donna che veniva elogiata più del dovuto, si era soliti esclamare: «Ma chi si crede? Franca Florio?» Franca teneva molto all'abbigliamento e amava in particolar modo gli abiti del suo sarto parigino di fiducia. Si dilettava a scegliere le stoffe, i modelli e gli abbinamenti dei colori. Di Franca Florio è molto famoso un ritratto dipinto da Giovanni Boldini, commissionato proprio da Ignazio nel 1901, con lo scopo di immortalare la bellezza della moglie. Di questo dipinto sono conosciute due versioni. La prima, che da alcuni è erroneamente considerata la seconda, raffigura Franca fasciata da un abito da sera nero con maniche lunghe. Una seconda versione, invece, vede il soggetto con le braccia scoperte. Si diceva che Ignazio, geloso del fatto che la moglie sembrasse provocante agli occhi di sconosciuti, avesse chiesto al pittore di fare un'altra opera, in cui Franca apparisse più vestita, creando in questo modo la leggenda secondo cui Boldini le avesse dedicato più dipinti. In realtà però non è così. Grazie alle analisi a raggi X, sappiamo che del dipinto esiste una sola versione. Negli anni, in seguito ai vari ripensamenti, Boldini sarebbe intervenuto sulla tela altre due volte, inserendovi una seggiola e scoprendo le braccia di Franca per aggiornare il vestiario alla moda degli anni venti. In entrambi i due dipinti, comunque, Donna Franca porta una collana con ben 365 perle, che all'epoca suscitò molto scalpore. La regina Margherita non aveva niente da invidiarle. Possedeva anche lei una collana simile, ma era molto più modesta. Si diceva inoltre che il numero delle perle, tante quanti giorni dell'anno, simboleggiassero i continui tradimenti da parte di Ignazio. Franca non frequentò solo la vita mondana di Palermo. Andò in Costa Azzurra e anche all'estero, a Berlino, a Parigi, Londra. E nel 1902 divenne addirittura la dama di compagnia della seconda regina d'Italia, Elena del Montenegro. Perfino l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe rimase incantato da lei durante una sua visita a Vienna. E per l'occasione le fece un regalo insolito. Una tromba d'automobile. In modo che passando per le vie di Vienna, al suono della tromba, tutti si fermassero come atto di rispetto, pensando fosse l'imperatore, porgendole poi i loro saluti. Donna Franca ebbe molti interessi, alcuni dei quali molto particolari, come la passione per il ciclismo, e svolse un importante ruolo anche negli affari del marito, dimostrando grandi capacità. I due avevano un'ampia rete di conoscenze e furono anche due mecenati. Finanziarono infatti diverse opere artistiche e inoltre Palermo divenne promotrice dello stile Liberty. Il Teatro Massimo di Palermo, progettato da Ernesto Basile, fu fortemente voluto da Franca e Ignazio Florio, che ne proposero la realizzazione come dimostrazione di una Sicilia all'avanguardia, ed è riconosciuto come una delle massime espressioni italiane dello stile Liberty. In occasione dell'inaugurazione del teatro fu rappresentata un'opera di Verdi, ma gli sguardi di tutti erano rivolti all'elegante Franca, come fosse lei lo spettacolo. Ma fra un successo e l'altro, i tradimenti di Ignazio non furono gli unici dispiaceri. Nel corso degli anni morirono anche alcuni dei suoi figli. Giovanna, a soli 9 anni, morì di meningite. Ignazio, l'unico erede maschio, affettuosamente chiamato Baby Boy, morì l'anno dopo. E Giacobina morì un'ora dopo la sua nascita. Le uniche figlie rimaste furono Igea e Giulia, che essendo donne non erano considerate eredi di tutto rispetto per un grande impero economico come quello dei Florio. Fu così che a poco, fra la fine degli anni 20 e la metà degli anni 30, a casa Florio vi fu un graduale crollo economico, causato dall'incapacità di rinnovare le strategie e dal lusso sfrenato in cui la famiglia viveva pur non potendo solo più permettere. Dopo il fallimento di Ignazio, Donna Franca visse a casa delle figlie. Quegli anni difficili cambiarono il suo volto, ma nonostante tutto affrontò la vita con dignità, facendo lenire i propri dolori dalla compagnia dei figli e dei nipoti.
Il 4 aprile del 1948 Franca scrisse: «Spesso in questi anni mi sono chiesta qual è il valore della vanità, un altare a cui spesso mi sono inchinata, indugiando senza piena coscienza né dell'atto né del senso. Oggi purtroppo lo so, corrisponde all'esatto ammontare dell'eredità di un impero economico che pareva infinito e ora è del tutto sfumato. Il valore è nulla, eppure, dentro me, so che abbiamo indicato una strada, additato un fine e segnato uno stile non solo nella crescita della città. Spero solo, allora, che questa impronta non si perda». Franca morì il 10 novembre del 1950, all'età di 77 anni, mentre si trovava nella Villa Silviati, appartenente al marito di sua figlia Igea, e fu sepolta nel cimitero di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Ma il suo ricordo rimane vivo ancora oggi. Conoscevi donna Franca Florio? Che cosa ne pensi di lei? Fammi sapere qui sotto nei commenti i tuoi pareri e lascia un like se questo video ti è piaciuto. Alla prossima, ciao!